La fondazione della biblioteca risale al 1860, quando fu ricostituito a Torino il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Essa nacque come biblioteca di servizio per gli impiegati del Ministero. Questa sua caratterizzazione fu intesa all'inizio in senso molto restrittivo, tanto che nel suo primo regolamento si affermava che gli impiegati di altri ministeri e uffici regi avrebbero solo potuto prendere visione del materiale bibliografico collocato in essa. Dal 1871 la biblioteca fu sistemata nei locali del Palazzetto della Stamperia, tra Via del Tritone e la Fontana di Trevi. La presenza al Ministero come ministri o dirigenti amministrativi di uomini di cultura e studiosi anche di alto livello scientifico favorì ulteriormente il formarsi di un qualificato patrimonio bibliografico alla cui consultazione furono poi sempre ammessi gli studiosi esterni che ne facevano richiesta. Il trasferimento nell'attuale sede di Via 20 Settembre avvenne nel 1913. Nel 1860, anno della fondazione, la biblioteca possedeva soltanto 1030 opere, le dimensioni di una modesta biblioteca privata. Da allora lo sviluppo è stato enorme. 23.000 unità nel 1890, 75.000 nel 1908, 150.000 nel 1913, fino alle oltre 750.000 attuali. Sono da ricordare in modo particolare l'acquisto della vasta biblioteca tecnica dell'agronomo Marconi, avvenuto sulla fine dell'Ottocento, e l'acquisizione della collezione De Cupis sull'agro romano, avvenuta poco dopo la Prima Guerra Mondiale. I locali della biblioteca sono sistemati in diverse sale nel piano terra del Ministero. Alcune opere sono sistemate in queste stesse sale. Si tratta di opere di frequente consultazione, raccolte di leggi e di atti parlamentari, codici, enciclopedie, dizionari, fascicoli recenti delle principali riviste economiche, tecniche e giuridiche, numeri recenti dei giornali più importanti italiani ed esteri. Ma il grosso delle opere è nel deposito sotterraneo. Si tratta di tre piani metallici a griglia che serpeggiano sotto gli uffici della biblioteca e altri uffici del Ministero, formando un labirinto in cui chi andasse senza guida potrebbe perdersi. Sebbene sia specializzata nel campo agrario, economico e giuridico, la biblioteca possiede molte collezioni di opere di storia, di letteratura classica e moderna, italiana e straniera, di filosofia, di matematica e fisica, di geografia. Le pubblicazioni, italiane ed estere, sono strumenti indispensabili del lavoro quotidiano degli organi direttivi dello Stato. E non solo le pubblicazioni periodiche rispondono a tale esigenza, ma anche le inchieste sistematiche, compiute da singoli studiosi o da gruppi di ricercatori e di parlamentari, che approfondiscono aspetti particolari della vita economica e sociale dell'Italia o di altri paesi. Sotto questi aspetti, una particolare attenzione meritano le inchieste parlamentari, le opere sistematiche di economia e di statistica e le pubblicazioni di organismi internazionali.